Festival, Internacional de Cirque de Monte Carlo. Il vient d'Amérique, il est très célèbre en Amérique, et puis il a fait, que dire d'autre, le tour du monde plusieurs fois. Mais c'est la première fois qu'il arrive. Non lasciatevi ingannare dai suoi capelli, non sono così perché ha preso un grande spavento. Lui non ha paura di nulla. Ama definirsi clown scavezzacollo. Pochi istanti e capirete perché. Bello, knock! Sembra che Bello voglia aiutare l'inserviente a montare il trampolino. Attenzione però! Bello Nock è uno dei più famosi clown al mondo. Viene dagli Stati Uniti, è di origine italiana e la sua famiglia ha tradizioni circensi in Svizzera. Ma la sua verve comica non ha confini, ve lo assicuro! Il trampolino rappresenta una grande tentazione, soprattutto se si vuole far colpo sulla bella ragazza del pubblico. No! Stravagante, lo potete trovare nei luoghi più disparati del mondo, dall'acquapark di San Diego, sulla ruota della morte a Ringling di New York o con un enorme pupazzo di neve nel deserto di Dubai. Capitano proprio di tutti i colori. Altro che provare e saltare. Ma quasi quasi credo anch'io che non ce la faccia. Con questa bellissima esibizione, Bello Nock ha conquistato un clown d'argento nel 1998. Il principe Ranieri l'ha conquistato dalla sua comicità e la principessa Stefanie, in memoria del padre, ha voluto fortemente che tornasse su questa pista a gareggiare. Lo dicevo, con questi salti Bello dimostra di essere ancora uno dei più grandi. Aveva ragione il principe Ranieri. Bravissimo!
sì, Bello dice che vuole arrivare fino lassù. Vediamo. Che pantaloni! Fortissimo! I libri di storia narrano che nel 1300 Guglielmo Tell, famoso per la bravura nell'uso della balestra, venne costretto dal tiranno straniero ad una prova inaudita. Avrebbe dovuto centrare la mela posta sulla testa di suo figlio per salvare la sua gente. Provate ad immaginare lo spavento del ragazzo. Il padre ha implorato il tiranno di tener salva la vita del figlio, di non sottoporlo a quella prova. Ma niente da fare. Guglielmo ha tirato, ha colpito la mela, ha salvato il figlio e il suo compatriota. Da allora è l'eroe della Svizzera. Ma cosa c'entra questo con Bello Nock? Non lo so, sul programma dello spettacolo c'è scritto così. Voglia riprodurre il tiro alla mela sulla testa del figlio. E un palloncino dovrebbe essere la mela. Boh. E l'arco? Ecco l'arco! Ah, certo, questa è la freccia, mancava solo lei. Pronti? Si vuole bendare. Questo non dovrebbe volare. Oh, invece sì. Ma le riserve non mancano. Thank you.
l'ultimo palloncino, non deve scoppiare. Piano, piano. Thank you.